La comunità di San Vito a Mare è lieta di accogliere oggi la rievocazione della passione di nostro Signore Gesù Cristo, che viene rappresentata nella Via Crucis a quadri viventi a cura dell'associazione Onlus Vita e Salute. È un momento che ci vede impegnati con profonda partecipazione e preghiera all'inizio di questa settimana santa che ci prepara alla morte e risurrezione di Cristo. Questa ottava edizione è segno di impegno ed esprime un forte legame con il Vangelo, luce e nutrimento della nostra fede. Viviamo allora questo momento meditando sul mistero della sofferenza e del dolore che ha accompagnato Cristo fin sul Calvario. Benvenuti a tutti, siamo giunti all'ottava edizione della Via Crucis con gruppi statuari viventi, anche quest'anno organizzata dall'Associazione Vita e Salute Onlus. E oggi ricorre la Domenica delle Palme ed inoltre anche la giornata della giornata mondiale e della gioventù. Tant'è vero che oggi tengo a ringraziare soprattutto tutti i giovani qui presenti perché nonostante gli impegni lavorativi, di studio, universitari, sono ancora qui dopo 8 anni a sostenerci e a portare una ventata di gioventù in questa Via Crucis. Ovviamente il ringraziamento è doveroso anche all'amministrazione comunale, soprattutto al sindaco onorevole Nicola Cristaldi, e un sentito grazie soprattutto alla Polizia Municipale, al comandante Coppolino, che hanno egregiamente svolto il loro servizio in modo del tutto impeccabile. Ringrazio tutti per la partecipazione e chissà, probabilmente ci vediamo anche l'anno prossimo.